dalla vostra Mari in Crisi e bentornati sul mio canale. Oggi voglio parlarvi di una collaborazione nuova che ho fatto con un'azienda che produce olio. Voi vi starete chiedendo, ma che cosa c'entra la Mari in Crisi con la vendita dell'olio? Ve lo spiego subito. L'olio in questione è questo qui, appartiene alle tenute Giardino Santo Stefano, è un olio fatto in Italia e ho avuto anche l'onore di assaggiarlo su un pezzettino di pane e vi assicuro ragazzi è di una bontà infinita, infatti è stato premiato moltissime volte. È un tipo di olio che si adatta sia alle carni sia al pesce ma anche mangiato crudo, come infatti vi dicevo poco fa. Quando l'assaggiate potete sentire un retrogusto di mandorle, di carciofi e con un finale fruttato, quindi come qualità olio ve lo garantisco. Ma adesso vi spiego perché ho accettato questa collaborazione. Ho pensato di creare delle bomboniere artigianali, quindi mettiamo un attimo da parte l'idea classica della bomboniera come statuina da poter posare su una mensola e invece voglio concentrarmi sull'idea di poter realizzare delle bomboniere che l'invitato è felice di riceverli in quanto poi tornerà a casa e potrà degustare l'olio. Quindi saranno delle bomboniere utili. L'olio non sarà messo in delle bottigliette di vetro, che poi con il trasporto si potrebbe anche danneggiare o scheggiare e quindi rovinare la qualità dell'olio, ma viene messo in delle lattine. La versione grande è questa qui da 750 ml ed ha tre colori, quindi oro, nero e verde oliva. E quindi questo è pensato più a delle bomboniere un po' più grandi. E poi invece c'è la versione short, quella che preferisco di più perché sono deliziose. Questa è una lattina da 100 ml dove ha ancora la targhetta attaccata ufficiale dove spiega tutte le qualità dell'olio, che si può leggere benissimo, e vi specifica che è un olio fatto in Italia. E poi si possono attaccare tutte le etichette che si preferiscono, sia a nastro, ovvero che comprende tutto il giro della lattina, oppure, come l'ho messa io, solo frontale. Ne ho tre campioni, ve li faccio vedere tutti e tre. Questa è di colore nera e l'ho studiata per un matrimonio, ovvero ho utilizzato una targhettina che va sul giallo con un fiocchettino giallo, vedete? E poi ho quest'altra color oro che ho pensato invece per una prima comunione e poi ho adattato anche un nastrino verde. E infine ho pensato anche all'idea di un battesimo utilizzando una lattina color argento e un nastrino sull'azzurro e poi la targhetta anche combinata. Anche qui si può scegliere se metterla a forma di quadrato o metterlo a fascia. Dovete sapere che i colori da poter scegliere su queste lattine sono l'argento, l'oro e il nero, mentre i tappi si può sceglierli se farli neri o bianchi. Però non vi preoccupate, qualsiasi dubbio che avete potete scrivermi in privato e poi ve lo spiegherò più dettagliatamente. Ma adesso voglio farvi vedere come confezionarli e renderli ancora più belli. Per farvi capire come è possibile confezionare queste lattine di olio, prenderò come riferimento questa qui. È una lattina nera, ma naturalmente il colore potete sceglierlo voi tra nero, argento e oro. E l'ho decorata come un fiocchettino e un'etichetta che dà sul giallo. Per rimanere in tema ho deciso di utilizzare una fustella a fiore, questa qui, per ottenere un fiorellino di gomma eva, questo qui, che con un po' di colla patex o colla a caldo come preferite andrò ad attaccare direttamente sul tappo e lo metterò così al centro in modo tale che la bottiglietta ha anche una decorazione sul tappino che come vi dicevo prima potete deciderlo se lasciarlo con il nero o anche con il bianco. Però vedete che una semplice lattina d'olio è diventata una bomboniera molto molto carina. Adesso vado a prendere una scatolina in PVC, ho scelto il trasparente perché così si potrà vedere subito il prodotto e si potrà capire che tipo di bomboniera è.
però in alternativa si può usare sempre una scatola bianca tradizionale per bomboniere, queste qui. La dimensione delle scatole che sto utilizzando è di 10 cm per 10 cm, perché la bomboniera è alta 7,5 cm, quindi per non farla sembrare troppo piccina ho preso la scatola un pochettino più grande, ma non vi preoccupate, perché per rimandare sempre al colore del giallo ho ritagliato un quadrato di gomma Eva da un lato giallo e dall'altro lato glitterato, che andrò a mettere qui. Se volete lo potete fissare con un po' di colla, non vi preoccupate, perché se le misure sono precise starà fermo e non si muoverà. Come vedete abbiamo dato anche un tocco di colore. Vado a mettere la bomboniera all'interno, la quale la fisserò con un pochettino di colla che andrò a mettere al centro. E questa è l'idea della bomboniera, vedete, l'ho messa in una scatola trasparente e come vedete con un po' di colla starà ferma e non dondolerà. All'interno possiamo aggiungere i confetti, che possiamo allacciare per esempio alla lattina di olio con un po' di tulle, oppure potremmo metterli sopra la scatola con un sacchettino decorato a tema. Tantissime idee. Però per completarla, per adesso vado a prendere un nastro di raso giallo, quindi rimaniamo sempre tono su tono, e vado a fare un fiocco. Vado a fare la classica confezione a pacchetto regalo. Posso andare a mettere anche un po' più defilata per fare vedere meglio la scatolina, quindi senza andarla a coprire. Faccio un fiocco. E poi con un goccio di colla a caldo vado a incollare un fiorellino di gomma Eva, lo stesso che ho attaccato sul tappo. E poi sempre al centro vado a incollare una perla. E questa è un'idea di confezionamento per una bomboniera artigianale con una lattina di olio. Guardate che bellina, secondo me è un'idea molto originale. Sarà molto apprezzata dai vostri ospiti e devo dire che è anche molto bella. Di questa versione, come vi dicevo prima, possiamo farla sia con il battesimo sia anche prima comunione. Ci sono tantissime targhette che si possono applicare perché sono personalizzabili, quindi potrete decidere voi i colori, la scritta e tutto quanto, come la stessa cosa per il confezionamento. Potrete scegliere i colori, cosa applicare sopra, i sacchettini, il colore dei confetti. Se quest'idea di bomboniere piccoline non vi piace, vi è sempre l'opportunità di utilizzare le lattine di olio, quelle grandi, che poi andranno messe all'interno di un sacchetto con il davanti trasparente. Si potrà andare a leggere e vedere il contenuto della bomboniera. Poi qui si andrà a impreziosire con fiori e fiocchi, come per esempio potrei anche andare ad aggiungere un bel fiocchettino qui. Vedete, con i colori che richiamano il colore della latta, vedete? E già è molto più bellina anche così. Si possono fare realmente delle bomboniere molto belle e si possono regalare anche delle bomboniere originali. Quindi non la classica statuina da riporre sulla mensola, ma delle vere e proprie bomboniere che si possono utilizzare. Mi ricordo che chiunque fosse interessato a conoscere sia prezzi o a ordinare queste bomboniere può scrivermi sui social e io vi darò tutte le informazioni. Spero che questa idea di bomboniera vi sia piaciuta, spero che questo video vi sia utile. Vi mando un grande bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!